Il personaggio di cui vi voglio parlare oggi è sicuramente uno dei più importanti della storia della nostra città. Per alcuni versi della sua vita simile a quella di Guglielmina la Boema, di cui vi ho parlato nel precedente video di Milano Misteriosa. Come periodo storico però siamo molto più avanti nel tempo, siamo circa tra gli anni 20 e gli anni 40 del secolo scorso. Parliamo di un uomo, di un prete. Ma anche un medegon, ovvero un guaritore, e ancora un erborista, un vero e proprio personaggio misterioso, insomma, quasi un mago. Soprannominato El Prete de Ratanà, in lingua milanese, Don Giuseppe Gervasini, nato il 1 marzo 1867, morto nel 22 novembre 1941. Don Giuseppe ebbe sicuramente una vita molto movimentata. Non visse sempre a Milano. Nato a Sant'Ambrogio Olona, tra Varese e Sacromonte di Varese, grazie all'aiuto del datore di lavoro della madre, andò a studiare a Torino, nel collegio fondato da Don Bosco, poi a Monza e infine nel seminario di Porta Venezia a Milano. Tra il 1887 e il 1888, durante il servizio militare, prestò servizio nel settore della sanità e imparò alcuni aspetti della medicina di allora. Diventò prete nel 1892. Poi cambiò diverse parrocchie, alcune a Milano, altre nell'hinterland milanese. Nel 1897 fu assegnato a Retenate, luogo da cui proviene il soprannome El Prete de Retana. Fu qui, infatti, che iniziò ad essere conosciuto per le sue doti di guaritore. Ma cosa c'è di tanto misterioso nella vita di questo prete? Come detto prima, era un guaritore e non era visto molto di buon occhio dalle istituzioni né ecclesiastiche né dal potere di allora, tanto che a un certo punto nella sua vita, nel 1902, fu persino sospeso a divinis. Alcuni sostengono che il conte Alessandro Greppi, proprietario delle terre in cui Don Giuseppe diceva messa, chiese la sua sospensione a divinis perché partecipe alle sommosse del 1898, quando Fiorenzo Bava Beccaris sparò sulla popolazione milanese che protestava per l'aumento del pane, con i cannoni, uccidendo oltre 80 persone, secondo alcuni molte di più. Ma è più probabile che siano state le pressioni dei medici del luogo che vedevano nel guaritore un'aperta sfida alla medicina ufficiale e a giocare il ruolo centrale nella sua sospensione a divinis. Dopo solo 10 mesi il cardinale Ferrari ritirò tale sospensione. Pare infatti che il guaritore riuscì a guarire persino un torcicollo al cardinale. Il prete, dopo averlo guarito, però gli disse: "Ora ti ho guarito, ma se mi punisci ancora te lo faccio ritornare." Questo era un po' il carattere di questo prete guaritore. Sono moltissimi gli episodi che attestano guarigioni a Don Giuseppe. Egli, infatti, proponeva impacchi con erbe e altri strani e a volte bizzarri rimedi, come la cura con sanguisughe o pratiche che sembravano più magiche che mediche. Don Giuseppe prescriveva a chi gli faceva visita per essere curato le erbe che coltivava nel suo orto: timo, rosmarino, maggiorana, menta, malva, gramigna, camomilla, biancospino, aglio, che faceva sfregare sulle parti che provocavano dolore, e quello che raccoglieva nei boschetti e sulle rive dei fontanili vicini a casa sua. Prescriveva bicarbonato e lievito di birra, faceva uso di sanguisughe, come già detto, per curare il sangue guasto, dava da mangiare scodelle di zuppa e a volte anche frutta e dolci ammuffiti ai suoi pazienti. E ancora olio di ricino, decotti ed unguenti ricavati da ogni tipo di erbe e persino l'acqua dove si era lavato lui stesso i piedi, o il brodo di ossa di manzo e verdure messe a cuocere nell'acqua, in un calderone che aveva sempre pronto a disposizione su una vecchia stufa. Per guarire l'artrosi, consigliava di passeggiare a piedi nudi nel Marcionino, il ruscello che scorreva davanti a casa sua, ancora presente nel parco della Cascina all'interno,
pochi passi dalla casa dove Don Giuseppe visse i suoi ultimi anni e dove morì. Tutti questi rimedi ci ricordano le più antiche tradizioni ancora in uso nelle zone montane e rurali, che spesso vengono considerate superstizioni, se non peggio stregoneria o magia. Don Giuseppe era nato in un luogo dove queste tradizioni erano e sono ancora in piccola parte presenti, pertanto forse è dalle sue origini che provengono le sue nozioni di spaggeria e di erboristeria. Un episodio che particolarmente viene narrato è il miracolo del tram. Egli prendeva infatti, nel periodo in cui era nella parrocchia di Retanate, spesso il tram a Gorgonzola per recarsi a Milano. Una volta arrivò alla fermata in ritardo. Il tranviere, vedendolo arrivare da lontano, gli disse di sbrigarsi, ma lui camminò come sempre lentamente e con calma. Il tranviere si arrabbiò e accese il tram per andarsene, ma inspiegabilmente il tram non partì. Riuscì a partire solo quando il prete salì. Egli disse al tranviere: "Ad este puedes mover." E il tram inspiegabilmente iniziò a muoversi. È proprio da Retanate che Don Giuseppe prende il soprannome di prete di Ratanà, nomignolo che si dice non gli piacesse particolarmente, anzi, lui preferiva sempre essere chiamato Don Giuseppe. Don Giuseppe Gervasini dal 1902 visse a Milano, vicino all'arcivescovado, fino a quando nel 1926 si trasferì in via Fratelli Zoia, nella zona del Parco delle Cave, in una casetta, pare, donatagli da un ricco benefattore che lui aveva guarito. Nella casetta c'era e c'è tuttora un giardino dove egli coltivava le sue erbe. Egli guariva senza chiedere nulla in cambio. Alcuni lasciavano quel che potevano in una scodella che si trovava sul tavolo della sua cucina. Don Giuseppe non era esattamente una persona cordiale. Anzi, era scorbutico e spesso offensivo e appellava le donne con termini come pidocchiosa, sbilenca, sguercia o peggio. Insultava le persone che gli facevano visita, ma poi le guariva, come testimoniano in molti. Su questo personaggio sono stati scritti moltissimi libri. È stato girato persino un film che si ispira alla sua storia, dal titolo Lo stregone di città. Curioso il fatto che nelle recensioni di tale film, con come regista Gianfranco Bettini, Don Giuseppe risulta essere anche un esorcista. Il film non è facilmente reperibile, perciò tali recensioni devono essere prese col beneficio del dubbio. Esiste anche una canzone sul prete Ratanà, in lingua milanese, composta e cantata dal comico presentatore Walter Di Gemma. Il titolo è appunto El Prete de Ratanà. Don Giuseppe muore il 22 novembre 1941 nella sua casa in via Fratelli Zoia, casa tuttora esistente. Alla sua morte parte una raccolta fondi tale da permetterne la sepoltura al Cimitero Monumentale di Milano. Ma qui, anche da morto, il personaggio non si smentisce. Riesce a dare fastidio ai suoi illustri vicini, tanto che dopo numerose lamentele dei parenti vivi, non certo dei morti, viene spostato in un luogo più appartato, vicino al muro di cinta del cimitero, in fondo sulla sinistra del cimitero monumentale, appunto. Qui trova posto a fianco della tomba anche un piccolo giardinetto con alcune piante ed erbe, anche se non sembrano esserci piante officinali che egli usava per i suoi decotti. Ci sono ancora oggi però moltissimi fiori freschi e ex voto. E particolare interessante, la mano del busto del prete è di colore diverso, dato che molti la toccano probabilmente per chiedere una grazia o una guarigione. Don Giuseppe, infatti, anche se non è mai stato canonizzato dalla Chiesa come santo, lo è per molti milanesi convinti che possa ancora guarire chi a lui chiede udienza. Spero che questo video di Milano Misteriosa vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale e condividete i video, anche tutti gli altri video di Milano Misteriosa, sui vostri social. È molto importante per fare in modo che il canale possa acquistare sempre maggiore visibilità. Grazie e al prossimo video di Milano Misteriosa.